avanti, gloria al Signore. La doppia corale. Neanche al Teatro Massimo forse abbiamo una corale così. Gloria a Dio. Ringraziamo il Signore per questi cari giovani, per queste care sorelle, questi fratelli che si adoperano con il canto per lodare e innalzare il nostro Signore. Gloria a Dio. Prego sorelle, prego fratelli. Gloria a Dio, pace a tutti. Come vedete stasera c'è una novità. Il coro dei giovani canta insieme al coro di Via Susanna. Amen. Tra virgolette, il coro dei grandi, no. Sono il coro di Via Susanna in misto, di adulti, meno adulti, giovani, meno giovani, perché vogliono lodare il Signore. Quindi il Signore ha messo in cuore questo progetto di rendere partecipi i giovani nelle varie attività della comunità e quindi renderli anche partecipi. Ieri sera, per esempio, sono stati partecipi nell'attività evangelistica, stasera sono partecipi nelle attività del coro. È una bella cosa, vero? Che i giovani lodano e ringraziano il Signore. Grazie a Dio. Ci è voluto, diciamo, un po' di tempo, ma il Signore ha guidato ogni cosa. C'è stato il pari consentimento. E quando c'è il pari consentimento, il Signore benedice, vero? E come c'è stasera il pari consentimento? In mezzo a noi, quando c'è il pari consentimento, il Signore si manifesta con le sue benedizioni. Non voglio prendere altro tempo, voglio dire solo questo. Stasera la sorella Maria Giusto Lisi presenterà i tre cantici, il coro verrà diretto dalla sorella Pina Sofia, e le musiche, i testi, gli arrangiamenti sono del fratello Carmelo Arena. Che dirvi? Vi voglio lasciare solo con due parole della parola di Dio che si trovano scritti nel libro degli Atti, capitolo 16, che possono essere di incoraggiamento per tutti noi. Così dice la parola di Dio, Atti 16:23. Parla di Paolo e Sila quando vennero arrestati per la causa dell'Evangelo. Il verso 23 dice così la parola di Dio: e dopo aver dato loro molte vergate, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. Verso la mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. Ad un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono.
ha un significato, questa esperienza ha un insegnamento per ciascuno di noi, questa esperienza di Paolo e Sila. Sei scoraggiato, sei abbattuto, sei in difficoltà, attraversi momenti difficili. Loro erano feriti, erano stati battuti, erano stati messi nella prigione più profonda, erano legati da ceppi, ma cosa fecero? In loro non c'era la disperazione, in loro c'era fiducia nel Signore. Amen. Il Signore era il loro sostegno e il loro conforto. Sia questo la nostra attitudine in qualsiasi momento ci veniamo a trovare. Amen. Poniamo fiducia nel Signore e tramite la nostra esperienza altri verranno benedetti, come fu benedetto e salvato il carcere di Filippo e quanto furono liberati, aiutati e confortati i carcerati di quel tempo. Tutta la gloria va al Signore. Dio ci benedica. Sorella Maria. Il Signore sia lodato. Per tutti noi è una gioia poter lodare il nostro Signore e Salvatore con questi cantici, poter lodarlo assieme a tutta la Chiesa. I cantici dicono questo: il primo è la storia di ognuno di noi, che prima vagava senza meta, era lontano dal Signore, era senza speranza, ma un giorno qualcuno ci ha raccontato di Gesù, un amico, un parente, e da quel giorno noi abbiamo trovato la vera speranza e adesso noi viviamo per Cristo e a Lui vogliamo guardare perché sentiamo il Suo amore in noi. Poi il cantico continua e dice: adesso tu che non conosci ancora il Signore, se vuoi, puoi portare questa sera tutti i tuoi pesi ai Suoi piedi ed Egli cambierà la tua vita. E anche tu potrai dire assieme a noi: vivo per Cristo, Lui mi ha salvato e Lui è la mia speranza. Il secondo cantico dice questo: amo solo il Signore perché Egli ha sentito la mia voce, ha teso l'orecchio a me, ha rotto i legami della morte. Egli mi ha sostenuto quando io l'ho invocato con tutto il mio cuore. Tuttora il Signore è il mio Signore. Egli è potente, è forte, è giusto e protegge i miei passi da cadute. Che cosa potrei dare al Signore in cambio del suo grande amore? Soltanto il mio cuore. Per questo canterò al Signore con la gioia che esce dal mio cuore e offrirò un sacrificio di lode al suo nome. Camminerò sempre accanto a Lui. Lui che è il mio scudo e che è la mia salvezza. E il terzo cantico ci invita a guardare solo Gesù, perché Egli è la luce nel nostro sentiero. E se il nostro sentiero a volte è difficile, è buio, col Signore riusciremo ad avere sempre la vittoria finché un giorno lo incontreremo nel cielo. Il Signore sia lodato.
Amo il Signore, perché ha udito la mia voce e le mie suppliche. Poiché ha teso l'orecchio verso di me, io lo invocherò per tutta la mia vita. I legami della morte mi avevano circondato, le angosce del soggiorno dei morti mi avevano colto, mi aveva raggiunto la disgrazia e il dolore. Ma io invocai il nome del Signore. Signore, libera l'anima mia. Il Signore è pietoso e giusto, il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge i semplici. Io ero ridotto in misero stato ed Egli mi ha salvato. Ritorna, anima mia, al tuo riposo, perché il Signore ti ha colmato di grazie. Tu hai preservato l'anima mia dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi da cadute. Io camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi. Ho creduto, perciò ho parlato. Io ero molto afflitto. Dicevo nel mio turbamento: ogni uomo è bugiardo. Che potrò ricambiare al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Io alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Scioglierò i miei voti al Signore e lo farò in presenza di tutto il suo popolo. È preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli. Sì, o Signore, io sono il tuo servo, sono tuo servo, figlio della tua serva. Tu hai spezzato le mie catene. Io ti offrirò un sacrificio di lode e invocherò il nome del Signore. Adempirò le mie promesse al Signore e lo farò in presenza di tutto il suo popolo. Nei cortili della casa del Signore, in mezzo a te, o Gerusalemme. Alleluia.
grazie, Signore. Gloria a Dio, alziamoci tutti.